il sindaco, manifestando stima, ammirazione e gratitudine per l'instancabile impegno profuso nell'affermazione dei principi costituzionali di libertà, giustizia e legalità, conferisce la cittadinanza onoraria della città di Palermo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. Gli uomini e le donne della Polizia di Stato, che ancora oggi combattono in prima linea arginando la criminalità organizzata, sono cittadini onorari di Palermo. La pergamena è stata consegnata dal sindaco Orlando al capo della Polizia, Lamberto Giannini. È un grandissimo onore, è un grandissimo privilegio ricevere questa cittadinanza onoraria dalla città di Palermo, anche perché è il suggello a tanti sacrifici. Alla cerimonia anche alcuni dei predecessori del questore Laricchia, come Renato Cortese e l'ex capo della mobile Maurizio Calvino. Il riconoscimento della cittadinanza onoraria arriva nell'anniversario del sacrificio di Paolo Borsellino e della sua scorta, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Emanuela Loi ed Eddie Walter Cosina. Oggi voglio pensarlo proprio in ragione di questa cittadinanza come un momento di resilienza. Da questa tragedia oggi usciamo più uniti e il sindaco della città certifica quello che è nei fatti, l'immedesimazione totale dei poliziotti con Palermo. Una corona di fiori li ricorda nella caserma Lungaro di Palermo, sede del reparto scorte. È stata deposta dal capo della Polizia Giannini e dal questore Laricchia davanti alla lapide che ricorda tutti gli agenti della città caduti in servizio.